pace e bene, carissimi devoti di Padre Pio. Siamo contenti delle lettere che continuano ad arrivare a questa rubrica Padre Pio. Lettere confidenziali, lettere di figli che parlano col papà. E qualche parte sta scritto anche caro babbo Padre Pio, proprio così. Ma anche Padre Pio, quando scriveva al suo direttore spirituale, Padre Agostino da San Marco in Lamis, lo chiamava babbo mio, e l'affettività. Tutti quanti abbiamo bisogno di amare e di essere amati. E anche questo si desume dalle lettere che arrivano a Padre Pio. Fiducia e amore a Padre Pio. Veniamo a questa prima lettera. Caro Padre Pio, sono qui a scriverti per chiedere il tuo santo aiuto. Tu lo sai di che ho bisogno. Sono una mamma angosciata per i miei figli. Ti prego tanto, aiutami a salvare il matrimonio di mio figlio, perché ha tradito sua moglie. E lei non vuole perdonargli, ma hanno tre figli e io sono disperata. Ti chiamo e ti prego in continuazione, perché non so più cosa fare. Ti prego di intercedere presso nostro Signore affinché esaudisca la mia preghiera e salvi questo matrimonio di mio figlio. Questa è la sofferenza di tante mamme di oggi. Le separazioni, i divorzi, al limite le nozze soltanto civili, e i papà e le mamme cristiane soffrono nel vedere queste situazioni. Sanno che non hanno nulla a che vedere con la loro fede, per questo soffrono, perché amano Dio, perché vogliono vedere i figli timorati di Dio. Noi ci uniamo alla preghiera di questa donna. Speriamo davvero che Padre Pio la possa ascoltare, anzi che l'ascolti, che soddisfi la sua richiesta. Scrive ancora la signora. Sai, Padre Giancarlo, sono vedova da 14 anni e sono stata operata da un tumore. Ora, per questo tumore la signora non solo soffre, ma anche dice: che sarà dei miei figli quando io non ci sarò più? E allora questi figli li lascia alla protezione di Padre Pio. Speriamo che l'intercessione di Padre Pio ottenga tutto questo. Un'altra mamma chiede a Padre Pio la bella grazia di aiutare due suoi figli che si sono dati alla vita militare. Che Padre Pio, il Signore, la Madonna, li aiutino a fare carriera. È l'augurio di una mamma, la mamma che vede realizzare i figli nelle loro scelte di vita. E questa vita è spesa in un servizio, servizio dell'ordine pubblico, mantenere la pace, mantenere l'ordine. È una bella vocazione quella dei militari, e noi ci uniamo alle preghiere di questa mamma.
caro Padre Pio, mio marito ed io ti chiediamo la grazia di una gravidanza sana e santa, se è nel volere e nel progetto misericordioso di Dio. È una bella preghiera, è l'attesa di tutti i novelli sposi, è il sogno della vita avere un figlio. Ma qui è evidenziato un'altra cosa: avere una gravidanza santa. È l'intenzione questa di una mamma cristiana. Che significa avere una gravidanza sana, santa, oltre che sana? Significa averla come Dio ha deciso che la si abbia. È una bella richiesta. Padre Pio si degni di ascoltarla e noi preghiamo Padre Pio perché venga incontro a questi coniugi cristiani. Questa lettera parla di una guarigione che sa davvero, ha tutto il sapore di essere miracolosa. Sentiamo. Caro Padre Pio, ti prego per la guarigione di una mia nipotina. Nel mese di settembre scorso, il pomeriggio, la bambina è stata ricoverata con una forma di leucemia recidivante. Dopo circa 15 giorni veniva trasferita con urgenza in terapia intensiva per una forma di infezione. I medici ai genitori presentavano la gravità della situazione e pensavano che la bambina non supererebbe la notte. Il fratello del papà della bambina prese la decisione di correre subito a San Giovanni Rotondo a pregare Padre Pio, sulla tomba di Padre Pio, a chiedere la grazia a Padre Pio per la nipotina. All'una circa di notte, in autostrada, l'abitacolo veniva invaso da un profumo di rose, profumo nella macchina. Questo profumo è perdurato per circa mezz'ora. Il mattino, arrivato al santuario, lo zio ci avvertiva di essere fiduciosi nell'aiuto del santo, raccontando l'esperienza fatta del profumo di Padre Pio. Seguì ancora qualche tempo un po' difficile per la bambina, ma alla fine tornò a casa guarita. Bella questa. Padre Pio interviene, bisogna avere fiducia in lui. Presentiamo a Padre Pio queste richieste, che si degni di ascoltarle. Caro Padre Pio, hai sentito con quanto amore i tuoi figli si rivolgono a te, come noi facciamo in questo momento. Ascoltali tutti, esaudisci le loro preghiere, vieni incontro alle loro richieste, falle gioire in Cristo Gesù, nostra pace e nostra salvezza. Grazie di tutto.
Padre Pio.